Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi mettiamo a confronto i punteggi AnTuTu di due grandissimi smartphone. Grandissimi non tanto per quanto hanno venduto, perché sono due telefoni diversi, uno molto commerciale e uno più di nicchia, ma grandissimi nelle prestazioni, nelle recensioni che ho fatto per voi. Potrete notare quanto sono performanti, quanto sono belli. E allora andiamo a confrontare, e li prendo qui, il Mi 5, lo Xiaomi Mi 5, in attesa del 5S, dovrebbe arrivare fra pochissimo, e S7 Samsung, quindi un commerciale top di gamma contro un top di gamma più di nicchia. Ma io adoro l'interfaccia Xiaomi, la MIUI alla versione 8 è favolosa, e bene o male questo telefono l'abbiamo visto nella recensione come mi è piaciuto. E allora un po' di doti, un po' di dettagli tecnici di questi due smartphone. Abbiamo Snapdragon 820 quad core 1,8 GHz Adreno 530 per il Mi 5 contro un Exynos octa-core a 64 bit Mali T880 per l'S7. 4 giga di RAM su S7, 3 giga di RAM sul Mi 5. Display 5,15 pollici Full HD contro 5,1 pollici Quad HD, quindi risoluzione più alta sull'S7, processore migliore su S7, maggior quantitativo di RAM su S7. Batteria se la giocano, 3000 mAh non removibile su entrambi i dispositivi. E allora, cosa aspettiamo? Li guardiamo questi punteggi di AnTuTu? Ho già lanciato il test, so già il risultato. Vi dico, l'hardware vede l'S7 nettamente superiore al Mi 5, ma adesso vi faccio vedere come non ci sia tutta questa differenza. Perché? Perché abbiamo un 122.000 e spiccioli per il Mi 5 contro i 138.000 e spiccioli per l'S7. Quindi un hardware diverso, ma prestazioni, secondo AnTuTu, paragonabili. Ovviamente meglio l'S7, su quello i numeri parlano chiaro, però nell'uso quotidiano, nell'uso veramente prestazionale di velocità, chiusura applicazioni, apertura applicazioni, insomma, per un discorso di utilizzo, i due smartphone sono veramente paragonabili. Prestazioni paragonabili, sì, ma prezzi veramente diversi, perché online il Mi 5 costa 280 euro, mentre l'S7 online costa ancora 500 euro e forse più. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere, scrivete qua sotto il rettangolo del video la vostra opinione, che dire, condividete il video se vi è piaciuto, un bel like mi farebbe molto piacere. Vi do appuntamento qui sul canale di The Justin per le nuove recensioni. Ciao!